scene rappresenta l'ingresso di un luogo che poi diciamo così che il pizzicagno ci metteva fuori e rappresentava tutti i suoi prodotti. E tant'è vero che c'è una ragazza vestita quasi da zingara, è una zingarella diciamo così, con un paniere, ma lei non compra, vuole qualcosa, vuole il regalo, vuole il regalo. Però il pizzicagno dall'espressione poco arcigno, sì, non l'ascolta, proprio per evitare di dare orecchie da mercante insomma questo. Quindi niente, poi diciamo, e la Madonna lì cosa ci fa lì sopra? La Madonna ci fa cosa, perché quasi in tutti i luoghi napoletani, cose eccetera, i muri, cose, noi abbiamo tante di quelle edicole, e le edicole nei palazzi, nei cose, sono sempre rappresentate. Questo è il, più o meno è quello che diciamo così. Che vuole dire? Quindi appunto la scena di vita quotidiana assieme al la scena di vita quotidiana di tutti i giorni, come possiamo vedere, che però appunto rimane poi la, in fondo la fede e la devozione comunque di una città che il vecchio diciamo il salumiere attuale, che poi si chiamava in passato il pizzicano. Perché si chiamava il pizzicano? E guarda, perché vendeva di tutto. Si pizzicava forse tra la merce? Ogni tanto pizzicava, insomma. Non è la stessa cosa. Proprio perché avendo tanti di quei prodotti, lui ogni tanto faceva, diciamo, chiamiamoli assaggi, insomma. Dava degli omaggi alle persone, insomma, che per farli assaggiare. Poi per invogliarle a comprare, insomma. Ma non voglio dire più niente. Grazie.